Benvenuti o bentornati a Real Crime. Anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime italiana o internazionale. In Portogallo è conosciuto come O Estripador de Lisboa, ma la sua identità non fu mai scoperta. Oggi vi racconterò la storia dello squartatore di Lisbona, un serial killer che uccise tra il 1992 e il 1993 tre donne nelle strade della città portoghese. Iniziamo. Siamo a Lisbona, capitale del Portogallo, una città situata sull'estremità occidentale della penisola iberica, presso l'estuario del fiume Tago, Tejo in portoghese. Come abbiamo detto, è la capitale del Portogallo ed è la città geograficamente più occidentale dell'Europa continentale. Lisbona è considerata una città globale in virtù della sua discreta importanza in settori come finanza, commercio, editoria, arte, commercio internazionale, istruzione e turismo. È un importante centro economico con un settore finanziario in crescita e uno tra i più importanti porti affacciati sull'Atlantico. Ma non siamo qui, come ben saprete, per parlare della città di Lisbona, ma facciamo un piccolo passo indietro. A circa 30 anni fa. Siamo in una calda mattina del 31 luglio 1992, quando viene rinvenuto il corpo di Maria Valentina. Tina, come viene chiamata da familiari e conoscenti, è una prostituta di 22 anni con problemi di droga e il suo cadavere viene ritrovato a Povoa de Santo Adriao, un dipartimento di Odivelas, nel distretto di Lisbona. La scena che si presenta agli inquirenti è davvero raccapricciante, quasi da film dell'orrore. La giovane è stata strangolata, accoltellata molteplici volte, anche se non si sa quale oggetto sia stato utilizzato perché non viene ritrovato nulla sulla scena del crimine, sventrata e poi le sono stati asportati il cuore, il fegato, gli intestini e l'organo genitale. Ma la cosa particolare è che sul luogo del delitto non c'è assolutamente nessun tipo di traccia. Non si riesce infatti neanche a percepire chi possa essere l'autore di tutto quello scempio. La scena, per moltissimi versi e collegamenti, per noi italiani, riporta subito al mostro di Firenze, l'assassino o il gruppo di assassini che terrorizzò la Toscana tra il 1968 e il 1985. Una volta messo da parte questo omicidio senza nome, durante tutto il 1992 alla polizia di Lisbona cominciano ad arrivare telefonate e lettere anonime legate all'assassinio di Tina, ma le azioni non porteranno a nulla e non faranno altro che sviare le indagini.
Ma 6 mesi dopo, Lisbona si risveglierà con un altro omicidio. È il 27 gennaio 1993, quando in un capannone vicino alla stazione di Entrecampos alcuni operai ritrovano il corpo di Maria Fernanda. La ragazza ha 24 anni ed è una tossicodipendente dedita alla prostituzione. Maria Fernanda è stata strangolata, presenta vari segni di arma da taglio e le sono stati asportati i seni, il cuore, il fegato, gli intestini e anche a lei l'organo genitale. Stesso modus operandi dell'omicidio di Tina, ma con una violenza maggiore rispetto alla prima vittima. In questo caso, infatti, le erano ad esempio stati strappati i seni. Insomma, quanto basta per collegare i due delitti ad un'unica mano e per capire che dietro a questi atti c'è una serializzazione omicidiaria. La polizia a questo punto intensifica le indagini, anche con il supporto del Dipartimento per il Traffico di Droga, tutti consapevoli che il killer avrebbe, ovviamente, agito di nuovo. Intanto la comunità portoghese e in particolare i cittadini di Lisbona iniziano a vivere nel terrore. Il killer avrebbe colpito altre prostitute oppure donne in generale, oppure anche degli uomini. Passano solo 72 giorni dall'omicidio di Maria Fernanda il 15 marzo, sempre del 93, nella stessa zona dove è stato ritrovato il corpo di Maria Valentina, la prima vittima, si scopre un terzo cadavere. Il suo nome è Maria João, ha 27 anni e anche lei è una giovane donna di strada. Anche purtroppo per Maria João, l'ignoto assassino ha riservato lo stesso macabro trattamento delle due precedenti vittime. Anzi, la violenza sembrava ancora di più, tant'è che le asportazioni degli organi erano aumentate. Il medico legale che fece le autopsie affermerà alla stampa che in 40 anni di servizio non aveva mai visto cadaveri martoriati con quella violenza. Questo episodio ovviamente darà sempre di più conferma agli inquirenti che la mano di tutti questi delitti fosse la stessa e che si trovassero di fronte proprio ad un serial killer. Serial killer molto abile però, perché non lasciava nessun tipo di traccia, né di scarpe, né di arma, né tantomeno delle tracce ematiche. 3 delitti, insomma, uno stesso misterioso colpevole. Una serie di elementi stimolano la curiosità degli inquirenti, ma anche dei media. Tutte e 3 le vittime portavano il nome di Maria, facevano la prostituta e avevano anche una dipendenza da droghe. Inoltre, su nessuna delle 3 vittime era stato trovato alcun segno di violenza sul volto. In ognuna delle scene del crimine, poi, l'autore dei delitti o gli autori non ha mai lasciato nessuna traccia o impronta digitale. E poi l'azione omicidiaria iniziava sempre con uno strangolamento. I sospetti della polizia cominciano a ricadere su una serie di nomi, balordi che si aggirano per le vie notturne di Lisbona, ma nessuna prova riesce a svelare il nome di quello che è già stato soprannominato dai giornali lo squartatore di Lisbona. Ovviamente in relazione al famosissimo Jack lo squartatore, che nel 1888 gettò completamente nel terrore le periferie di Londra. Poi vi starete chiedendo, ma dei testimoni non c'erano? Nessuno aveva visto niente?
Ricordiamoci che i delitti erano avvenuti in zone molto isolate, come dietro a dei capannoni, e nel mondo della prostituzione, dove si sa solitamente ci si apparte in luoghi dove non passa nessuno. In Portogallo si inizia dunque a temere una terribile scia di sangue, come quella creata da Diogo Alves, il serial killer che nella prima metà dell'Ottocento aveva ucciso oltre 70 persone gettandole da un acquedotto. Ma improvvisamente, senza alcuna motivazione, così come erano cominciati, i delitti dello squartatore di Lisbona cessano. Passano 30 lunghi anni quando il 30 novembre 2011 le autorità portoghesi annunciano di aver riaperto il fascicolo sul serial killer di Lisbona. Durante un reality show chiamato Secret Story a casa dos Segretos, tipo un nostro grande fratello, un concorrente, un giovane di nome Joel Guedes, dichiara agli altri partecipanti di essere il figlio dello squartatore di Lisbona. Joel è figlio di José Pedro Guedes, un uomo di 46 anni che effettivamente ha un passato sospettoso. Tempo prima, infatti, aveva fornito alcuni sospettosi dettagli sugli omicidi del 92-93, dettagli che solo gli inquirenti potevano sapere. José Pedro Guedes viene così condotto in carcere in maniera preventiva, seppur non possa subire alcun processo per gli omicidi delle tre donne, dato che, secondo la legge portoghese, i delitti sono caduti in prescrizione tra il 2007 e il 2008. Partono comunque nuovi accertamenti, ma all'uomo viene ascritto l'omicidio di una ragazza commesso ad Aveiro, sulla costa nord-occidentale del Portogallo, molti anni dopo gli assassini dei primi anni 90. Successivamente le indagini proveranno che José Pedro Guedes non era lo squartatore di Lisbona. L'uomo quindi venne ufficialmente rilasciato nel 2013. All'anonimo killer sono stati attribuiti alcuni omicidi commessi, con modalità simili a quelli di Maria Valentina, Maria Fernanda e Maria Joao, in Olanda, Belgio, Danimarca e Repubblica Ceca. Altre supposizioni collegano addirittura il killer portoghese con il cosiddetto New Bedford Highway Killer, omicida mai identificato, responsabile della morte di almeno 9 donne e della scomparsa di altre 2 donne a New Bedford, nel Massachusetts, tra marzo 1988 e aprile 1989. Si sospetta anche che l'assassino abbia aggredito numerose altre donne. Tutte le vittime dell'assassino erano note lavoratrici del sesso o avevano problemi di dipendenza da droghe. Ma tornando allo squartatore di Lisbona, forse non agiva più solo in Portogallo, ma si era spostato in altre parti d'Europa. Ecco perché forse gli omicidi portoghesi erano terminati? Thank you.
La figura dello squartatore di Lisbona, secondo le analisi di psichiatri e psicologi, è sicuramente di un analfabeta emotivo, con un deficit completo di empatia e con un godimento che trae non tanto dalla parafilia sessuale quanto dalla sofferenza arrecata alla vittima. C'era poi sicuramente anche una forma evidente di feticismo, con tanto di conservazione dei vari pezzi del corpo che prelevava dalle donne. Sicuramente si trattava poi di un serial killer tanto efferato quanto organizzato, non lasciando, ripetiamolo, mai nessuna tipologia di traccia. Qualcosa di praticamente impossibile dopo omicidi di tale violenza. L'identità dello squartatore di Lisbona, oltre all'arma utilizzata che diventerà ufficiale non era un coltello, ma qualcos'altro che poteva essere anche collegato a dei riti satanici, ad oltre 25 anni dal primo omicidio continua ad essere avvolta nell'ombra. Il cold case dello squartatore di Lisbona termina qui. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo caso e quindi alla prossima puntata di Real Crime.